siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Siamo non felici di più di avere nella nostra postazione di Radio Bruno Area Stile Lorenzo Fragola. Grazie mille. Grazie. Allora, secondo Sanremo e consecutivo, con un pezzo che dice appunto che ti rappresenta una nuova maturità, no? Sì, sì, in effetti uno dice seconda volta consecutiva, quando la smetti? No, tranquillo. No, scherzi a parte, è un pezzo non credo solo sia più maturo, è un po' più di consapevolezza in generale che ho preso in quest'anno, dove ho fatto tante esperienze veloci ma molto forti, e quindi in qualche modo ho affrontato il lavoro dell'album in maniera diversa, quindi anche la scrittura di questo pezzo in maniera diversa, anche un tipo di scrittura quasi inedita per me, perché di solito poi io spesso tendo a mettere poche parole, siccome ascolto tanta musica inglese, no, che sono poche parole e concetti semplici, e quindi era anche la mia scrittura, diciamo, riversata su quello. In questa canzone invece sempre delle strofe molto concise, tanto testo, e il ritornello rimane aperto, quindi anche proprio dal punto di vista della scrittura del brano è un qualcosa di nuovo per me, quindi speriamo che venga apprezzato. A proposito di inglese, insomma, il video è stato registrato a Londra, una città che ti piace tantissimo. Sì, in realtà è stato registrato vicino a Londra, è Brighton, che è questa cittadina universitaria veramente molto bella. La verità è che avrei voluto vederla in un altro periodo dell'anno, perché mi ho beccato un freddo pazzesco, quindi soprattutto il vento, che mi ricordo è stato un po' un problema per alcune riprese, però è un posto bellissimo. Siamo andati in una location che si chiama Silent Hill, credo, dove c'era questo panorama stupendo, no? Queste colline che andavano a strapiombo sul mare, dove c'era un faro particolare, quindi un posto davvero, una location molto, come dire, suggestiva. Mi è piaciuto girarlo, poi siamo stati una settimana intera, quindi abbiamo speso tanto tempo per questo video, e poi domani esce, credo, sì domani dovrebbe uscire, quindi speriamo che piaccia. Ma sicuramente piacerà tantissimo. L'anno scorso ci raccontavi proprio che stavi realizzando l'album anche nella stanza d'albergo qui a Sanremo. Sì. Quest'anno l'album esce l'11 marzo, stai lavorando in stanza? No, quest'anno abbiamo fatto tutto con più calma e con più tempo. Abbiamo dedicato 2 o 3 mesi davvero fitti e davvero tosti, in cui molte nottate, molta fatica, ma allo stesso tempo divertimento. Quindi uscirà l'11 marzo, si chiamerà Zero Gravity, e sarà un lavoro nuovo, molto più concentrato e molto più, come dire, dove si sente molto la mia presenza, perché ogni brano in qualche modo ho seguito la fase dalla creazione, alla scrittura, alla realizzazione, all'arrangiamento e poi anche al messaggio, con tutto che non ne capivo molto, ecco, la verità è questa. E quindi è un album diverso, secondo me io sono davvero felice di quest'album, sono davvero soddisfatto e non vedo l'ora che esca. In realtà ora in questo momento sono concentrato sulla performance di Sanremo, in queste serate, quindi la testa in questo momento è là, poi si apriranno un nuovo capitolo della mia vita, che sarà il nuovo album e tutto ciò che riguarda l'album. Invece, a proposito delle cover, giovedì Francesco De Gregori, La Donna Cannone. Sì. Nel senso, ho scelto questo pezzo di nicchia poco conosciuto perché, no, senza a parte, quando stavo pensando a una cover da realizzare, mi ho cercato tra i grandi brani della musica italiana. Per essere sincero, il primo che ho pensato è stato proprio La Donna Cannone, e poi per un attimo ho titubato, conoscendo quanto era importante per la gente e per chi apprezza questo brano, quindi sarei andato a toccare delle corde in qualche modo delicate delle persone, però la verità è che mi piace tanto, tanto cantarlo. Come mi fa emozionare tanto a me, ha fatto emozionare la prima volta che l'ho ascoltato da piccolo, spero che faccia emozionare anche la gente quando la farò. La verità è che devi prendere un brano del genere con i guanti, perché non è facile, diciamo, in qualche modo toccare un mito come De Gregori, però con umiltà e con voglia di cantarla, con tutto il rispetto che ho per questa canzone, questo brano in generale, per De Gregori, spero di affrontarla meglio. Prima di salutarci, con una parola prova a descrivere i sentimenti che hai per questa settimana sanremese. La stai vivendo come? Serenamente, molto serenamente, perché credo che la cosa... Poi
la cosa bella di Sanremo è che è un'esperienza tanto bella, e se non riesci a stare sereno non riesci a godertela, non riesci a goderti ogni singola emozione che provi sul palco e prima del palco, perché anche il battito cardiaco che si accelera prima di salire sul palco è una bella emozione, poi te ne accorgi dopo, però è una bella emozione. Quindi so che per godermi questo Sanremo e per portarmelo nel cuore, spero per tutta la vita, devo essere molto sereno, così me lo posso godere ogni istante. Grazie mille, se puoi salutare gli amici Grazie, di Radio assolutamente. Bruno. Assolutamente, saluto tutti gli amici di Radio Bruno, perché anch'io vi ascolto. Quindi, scarica la nostra app. Sì, io con le app purtroppo non ci sono, io ancora più indietro di mio padre con le app, però piano piano facciamo scaricare al papà, dai. Facciamo scaricare al papà, dai. Grazie. Grazie a voi.